A grande richiesta vi faccio vedere come si fa a fare la polenta. Questa è una polenta bramata. Come si fa a farla in maniera semplice, senza star lì a girare e rigirare, utilizzando della polenta normalissima e una pentola. Questa è la pentola più scarsa che ho a casa. Se viene bene la polenta qui, viene bene a tutti. Come dicevo, senza star lì a girarla, se non il primo minuto, senza guardarla proprio, la facciamo partire, la lasciamo lì e poi la andiamo a vedere come viene. Perché secondo voi nei ristoranti mettono là il cuoco 40 minuti a girare la polenta? Col cavolo, non buttano via neanche le bucce delle patate nei ristoranti, figurati se stanno lì a girare la polenta. Questa è una pentola d'acciaio normalissima e anche piuttosto leggerina, è la pentola peggiore che ho. Una premessa, perché se no si arrabbiano i bergamaschi, viene fuori un casino. La polenta fatta nel paiolo di rame sul fuoco con il cucchiaione di legno, quella è un'altra cosa. Cioè, per fare quel tipo di polenta lì bisogna effettivamente starci davanti, curarla, mischiarla, bisogna stargli addosso. Però nella vita di tutti i giorni delle persone umane normali, la polenta di solito si fa nella pentolina così, cercando di lavorarci il meno possibile e di ottenere comunque un ottimo risultato. La premessa è d'obbligo, perché ci sono dei paesi dove la polenta è una cosa sacra, non si tocca, e quindi la fanno solo in quel modo lì. Metto un litro di acqua a bollire, facciamo la dose per un litro, poi vi regolate di conseguenza. Ci metto una presa di sale, si sala come se fosse la pasta asciutta, potete anche stare un po' indietro di sale, perché comunque il sale si fa sempre in tempo a mettere. Per cuocere la polenta serve solo acqua e sale, molti ci mettono l'olio, il burro, il latte, metà, strane alchimie, fate un po' come volete. Però non serve, la ricetta originale prevede acqua e sale, fine, una noce di burro alla fine, ma anche quella è facoltativa. La polenta è bene pesarla, per ogni litro di acqua ci vanno 250 g di polenta. La polenta si intende questa qui normale, la bramata si chiama, è polenta normalissima, quella che cuoce in 40 minuti. Non faccio quella istantanea perché insomma non è che devo farvi un video per la polenta istantanea. Quindi 250 g per ogni litro di acqua. Quando l'acqua è quasi in ebollizione, gli manca davvero poco, si farebbe con l'ebollizione, però io ne sto mettendo dentro tutti i trucchi per farvela facile. Quindi quando è quasi che gli manca davvero poco, usate una frusta, se siete comodi, ma va bene anche un cucchiaio, fate partire l'acqua, la fate girare, dentro la polenta. Potete metterla dentro anche tutta in un colpo solo, non succede niente, però se vi fa stare più tranquilli mettetela dentro un po' alla volta e continuate a girare finché comincia a bollire. Comincerà a bollire quasi subito, quindi andiamo avanti per circa 30 secondi, un minuto a mischiare con la nostra frusta oppure con il nostro cucchiaio. Dopo 30 secondi abbassiamo il fornello al minimo, davvero al minimo. Attenzione alle bolle che esplodono quando incomincia a bollire, se è il caso tirate via un attimo la pentola dal fornello. Quando raggiunge questa densità ci metterà un minuto, meno, proprio il tempo di abbassare il fornello, via la frusta e dentro un cucchiaio. Dentro un cucchiaio di legno, giusto per provare, vedete com'è, guardate bene la densità, è giusta così, perciò mi raccomando, se avete pesato bene la farina, l'acqua è giusta, questa è la densità che raggiungerete con la polenta bramata. Se usate l'integrale dovete mettere 50 g meno di polenta. Adesso gli mettiamo il coperchio e non gli facciamo più niente per 40 minuti, 35, bastano 35 perché 4-5 sono già passati, non li facciamo, non la dobbiamo neanche guardare. Poi se vi fa star tranquilli ogni tanto dagli una girata, va benissimo, non succede niente, però io vi voglio far vedere com'è facile fare la polenta senza star lì diventare matti, quindi mi è d'obbligo far così. Ma Gabriele, ma si brucia? No, se il fuoco è basso non si brucia, nemmeno se usate una pentola scrausa come questa qua. Ma Gabriele sotto fa la crosticina? Sì, quella la fa, probabilmente, non è detto che la faccia, perché se usate una pentola antiaderente non la fa. Se fa la crosticina, dopo vi faccio vedere anche come si fa a farla lavare da sola, proprio non dovete fare niente, viene via da sola, senza far fatica. Sono passati 35 minuti, vediamo un po' cosa è successo. Oh, c'è ancora. Gli diamo una bella girata. Vedete com'è? È un pochino più densa di prima, ovviamente, perché... Però vedete com'è bella ruvida, eh? Non ha fatto grumi. Ha bollito lentamente, praticamente è una cottura quasi a vapore. Guardate il fondo della pentola, guardate,
Non ce l'ha fatto neanche la gramella, sì, appena appena un pochino, ma adesso vi faccio vedere come farla venire via senza neanche strofinare. Io la polenta di solito la rovescio in uno stampo di questi qua, così dopo me la taglio comodamente a fette. Però, vista l'occasione, la ribalto su una tavola di legno. Quindi cosa fate se dovete servirla a centro tavola per qualche occasione? Voi ve la tenete lì con nella pentola, con il coperchio, senza alzarla, bella cotta, la lasciate lì. Quando è il momento di servirla, ma giusto un attimo prima, mettete lì una sedia di legno o un piatto, quello che volete, ce la rovesciate sopra e la mettete in mezzo al tavolo senza bisogno che si secchi, che si rovini, che diventi brutto. Guardate che bella appena fatta, è la fine del mondo, guardate com'è, la consistenza è perfetta, eh? Oddio, qui i bergamaschi avranno da dire le loro, abbiate pietà nei commenti, però insomma, per essere fatta in casa, questa è una signora polenta. Come si fa a pulire dunque la polenta, la pentola, senza far fatica? Allora, per prima cosa bisogna tirare via tutta la polenta in eccesso. E quindi questo è il mio lavoro preferito, perché a me piace un casino quello che resta attaccato sotto. Come vedete, qua c'è quello che tutti temono. C'è un po' di attaccato qui, però non è bruciato, eh. Quindi o state lì con pazienza e ve lo grattate tutto, però io vi avevo detto che lo facevamo senza lavorare. Quindi cosa faccio? Una cosa molto complicata. Prendo una tazza di acqua fredda, gliela ribatto dentro, basta. La lascio lì un'oretta e poi vedrete come viene. Naturalmente se la mettete nel lavandino la fate piena di acqua, perché ci sono tutte le bricioline, ma queste non sono attaccate. Però, vabbè, vedete voi, io voglio farvi vedere bene il fondo, che è quello più complicato. Dopo circa un paio d'ore, ma questo dipende un po' dalla polenta, da tanti fattori, comunque in poco tempo, la polenta si sta, guardate. Guardate, questo basta usare uno scolapasta, guardate come si stacca. Non serve la spugna, la paglietta, è flessibile, la fiamma ossidica, niente. Basta, e poi si lava in lavastoviglie con la spugna normale, senza problemi. Un'altra raccomandazione che mi sento di dare, in un vaso riciclato, questo era dalla giardiniera, lavato, asciutto, ci mettete dentro la farina e la chiudete per prevenire lo sviluppo, la nascita delle farfalline della polenta, così la potete conservare molti mesi nell'armadio. Nel frattempo io l'ho mangiata la polenta, era buona. Ciao a tutti.